Sandro Bambini è il nuovo presidente di Coldiretti Sondrio. Unanime il consenso dell'assemblea riunitasi ad Albosaggia, aperta dall'intervento del direttore Giancarlo Virgilio. Emoziona tanta perché Coldiretti, in provincia di Sondrio, rappresenta tanti agricoltori. Molti di questi hanno deciso di dar fiducia alla mia persona e quindi eleggermi presidente. Da qui ci sono diverse aspettative, tante aspettative che andranno poi soddisfatte. L'agricoltura per la provincia di Sondrio è una parte fondamentale di questo territorio perché rappresenta, oltre a uno dei settori trainanti del nostro territorio, rappresenta anche proprio il territorio, la salvaguardia del territorio, il mantenimento del territorio. La connessione del turismo è fondamentale e nei due sensi, sia per i turisti, per il turismo stesso, che dal mio punto di vista non può fare a meno dell'agricoltura, ma anche l'agricoltura ha bisogno del turismo, ha bisogno delle risorse umane che il turismo porta per poter promuovere i propri prodotti e promuovere nello stesso tempo il territorio. Il ruolo dei giovani è fondamentale perché portano avanti le tradizioni ricevute dai propri genitori e dei propri nonni, in un mondo che è cambiato sostanzialmente, molto diverso da 50, anche solo 50 anni fa, quindi parlare di agricoltura oggi è molto complicato. I giovani, secondo me, hanno la possibilità di destreggiarsi bene in questo mondo molto particolare che ha bisogno di tradizione ma anche di innovazione. Il ruolo che penso che debba avere il presidente di Coldiretti è quello di legame tra la base sociale e i livelli istituzionali più alti, cioè il presidente deve essere in grado, credo, di portare la voce della base sociale nelle sedi opportune, istituzionali e non, raccogliere le istanze del territorio e questo va fatto tramite sicuramente i consiglieri che mi appoggeranno in questo lavoro, queste istanze raccoglierle, filtrarle e portarle nelle sedi opportune in modo da poter sostenere l'attività dei nostri agricoltori in modo concreto. All'interno di Coldiretti abbiamo le varie associazioni che vanno da Terra Nostra, i pensionati, Campagna Amica, Giovani, Coldiretti Donne. Sono tutti, diciamo, i vari settori all'interno della federazione, con cui il presidente dovrà rapportarsi e con cui, bisognerà avere una collaborazione effettiva in modo da, poter risolvere e portare le questioni di ognuno all'interno della nostra federazione.